Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono di nuovo io, Evenman, come sempre, no? Niente, oggi parliamo di FIFA, FIFA 15, che sarà una marcia in più di FIFA 14. Ogni anno diciamo che FIFA si sta migliorando sempre di più, sempre nuove cose. Sempre FIFA è, diciamo che, veramente un gioco che, insomma, ci giocano tantissime persone. Ci ho passato tantissime ore su FIFA 14. Adesso quando lo giochi ad agosto ti sembra che fa proprio cagare già FIFA, perché sai, cioè, se giochi tantissimo tempo dopo ti sembra come che non è più calcio. Dici, ma questo gioco non è più il calcio. No, veramente ragazzi, lo so che sembra un po' magari un po' ridere, ma cosa cavolo stai dicendo? Ma è così veramente, cioè, se ci giochi così tanto tempo, arrivi ad agosto e dici, ma dai, sai, è così, no? Poi quando arriverà FIFA 15, madonna, c'è FIFA 24 su 24. No, beh, a parte gli scherzi, no? Indovinate un po', allora GameStop, vabbè, io non ce l'ho niente con GameStop, ok? Però mi sta sul cavolo una cosa, che loro ti, che dire, sono ladri, capito? Sono ladri. Io so che magari te compri l'Adesso, sei offeso, però guarda, sentite ragazzi, non puoi te fare che compri FIFA 15 per 10 euro, devi dare due giochi validi, Watch Dogs o GTA 5, e dopo lo vendono per 55 euro? Ma io, no, io veramente non... Proprio ieri sono stato in GameStop a Trieste, sono andato, no, perché sono vicino al confine, no, Slovenia Italia, e niente, ho detto vediamo un po', no, vediamo un po' cosa hanno, no, perché non avevo dove andare, ho detto va, andiamo con GameStop, no, e ho iniziato a cercare Sniper Elite 2 perché insomma volevo fare un video, no, di Sniper Elite, perché su Steam costa 20 euro, e lo trovo, oddio, lo trovo, guarda, lo trovo proprio 9,98 euro, e niente, ho detto cavolo, ma 9,98 euro lo prendo, ok? E vengo alla cassa, voglio prendere il gioco, e lui inizia a parlarmi se ho controllato la scheda RAM, bla bla bla, la scheda grafica, se ho da bla 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 RAM, tutto questo, se... Ma cosa ne frega lui? Io prendo il gioco e basta, se non funziona sul mio PC, se no cavoli miei. Vabbè, una bella cosa, vabbè, che ha fatto questo, quindi ha chiesto, no? Ok, fin qui. Ah, non è finita qui. Mi inizia a parlare. Se magari voglio prenotare Assassin's Creed, non so qual era, o FIFA 15, non so cosa, ha già detto, ricevi dei bonus speciali. Ho detto no, non mi serve. Lui ha insistito, ha detto no, basta, dammi sto gioco e basta. Ok, ha detto va bene, niente. Ecco, 9,98, mi chiede se vuoi la assicurazione del gioco. Cioè, se te vuoi installare il gioco, no, a casa, e il CD non funziona, è finita, non puoi fare nulla, tu devi pagare la... assicurazione 1,50 euro. Ho detto no, non ti pago niente, proprio neanche un centesimo, non do più. Ma non è che ce l'ho con GameStop, mi dà fastidio che fanno così. Poi non so come è in Italia, no? Magari perché in Slovenia c'è, se il gioco non funziona lo porti là e ricevi nuovo, no? Non serve l'assicurazione, l'assicurazione serve per magari se compri magari uno schermo, no? Per dire, magari sto qua, oppure delle tastiere, oppure del computer, questo, ma per un gioco, anche se non funziona, fanculo, 9 euro, ma niente, insomma. Ho visto FIFA 15 là, pre-order, no? 70 euro. E sapete quando ho comprato io? Sapete per quanti soldi l'ho prenotata io? Ma te non puoi credere, per 30 euro prenotata FIFA 15 con 0 pacchetti, niente. Vabbè, lì sono 70 euro, ricevi 15 pacchetti fruit e 20 carote. Ma cosa mi ci combina con 20 carote? Sono dei punti, non so, per i bonus là. Cioè, per me non so.
Cioè, per comprare così giochi io ci starei, però che compri FIFA 15 per 10 euro, queste cose, questo veramente non sono d'accordo proprio. Però come giochi, come prezzi, per esempio, perché io compravo una volta GameStop tantissimi giochi, e magari ecco, per dire, sto qua a 9,98, ho detto vabbè prendo e vaffanculo, non ci vediamo mai più, no? Perché qualcosa anche magari costa di meno, no? E niente, insomma, ho comprato Sniper Elite, anche se non c'entra un po' con questo video, va. Cioè, non so, FIFA. Si sta dicendo che FIFA 15 sarà una delle FIFA più. Una della FIFA più, Madonna, più bella da quando esiste FIFA, no? Cioè, veramente, sarà spettacolare. Io non vedo l'ora, ragazzi, veramente. E subito farò, probabilmente farò subito il 26 settembre il primo video. Ovviamente 16 euro già quel giorno la CDK, no? Perché io l'ho prenotata per soli 30 euro, 30 euro prenotata su g2a.com, come sempre vi lascio il link in descrizione. Ragazzi, compratela i giochi perché non è un fake, il sito non è un fake veramente. Io ci ho comprato tantissimi giochi, veramente prezzi proprio. Niente, dopo ricevi insomma la CDK, la metti dentro, di Steam o di Origin, e insomma installi il gioco, no? Così. E niente, insomma, che dire, no? FIFA, è un gioco grandissimo questo, è un gioco grandissimo. Vabbè, se sei un appassionato di calcio come io, dopo sai, ti piace anche i giochi di calcio, no? Se non sei un appassionato di calcio, poi ovviamente ti fa schifo sto gioco, lo so, magari se te guardi sto video, il calcio ti fa schifo, anche il gioco ti fa schifo, è ovvio questo, quasi. Cioè, magari ci giocherai, sì, due partite così, no? Sai? E poi, l'ultima cosa, chiudiamo il video. Sto pacchetto qui, qua. Mamma mia, c'è. No, c'era su Mimoverse, insomma, è un sito, insomma, è un negozio che si può comprare robe varie, no? Di tecnica, insomma, o altre cose, no? E niente, guarda, sta mouse, è tastiera. 16 euro, sconto grandissimo, e vabbè dai prendo perché dovevo prendere una cosa, non per me, per un'altra persona, però ma, tanto io ho già della Razer Abyssus e le tastiere Logitech, però in qualche caso se non funzionano ho sta roba qui, però per adesso non la aprirò. Ah, addirittura per Windows 8 no, compatibili solo per Windows. Che non so cos'è, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, no, allora vaffanculo, no, vabbè, a parte scherzi, dai. Vabbè, ragazzi, niente, è tutto, FIFA 15, non vedo l'ora, subito il 26 settembre, proverò a fare subito una partita amichevole, e non vedo l'ora il 26 settembre, allora ragazzi, io vi saluto, e ciao ciao ciao. A very wet night in North London, and the rain continues to come down. No sign of a break in the weather, and sadly no sign of a break in the rain. Well, they've gone further behind, and I'm afraid the fingers are being pointed at the goalkeeper. Feeling like it's all been pointless. Minutes to play of any time. This is the chance.
And is this the moment for them?